Salve gente, domani si svolgerà il prossimo evento Apple e come da tradizione io sono qua un giorno prima per elencarvi tutte le possibili novità di codesto evento. Parliamo intanto di modelli, ne ho già parlato, iPhone 14, iPhone 14 Plus da 6.7, iPhone 14 Pro da 6.1, iPhone 14 Pro Max da 6.7. Cazzo cambia? Allora, iPhone 14 normali c'hanno il processore di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro c'hanno il nuovo processore A16. Quindi praticamente Apple ha deciso, anche l'anno scorso, tipo con le fotocamere, che le novità dell'anno prima sui Pro arrivano l'anno dopo sui modelli normali. Quindi quest'anno per le fotocamere mi aspetto la macro, mi aspetto il ProRes, mi aspetto tutte queste cosette interessanti. Però qui di novità parliamo solo di cose interne, perché in effetti non avremo sui modelli normali i 120 Hz, no. Quindi dipende un po' da cosa a cosa. Non avremo i bordi più fini, non penso. Quindi è un attimo una cosa un po' da capire, alcune cose arrivano l'anno dopo, alcune no. Avremo la grandangolare, l'ultra grandangolare che c'erano su iPhone 13 Pro, proprio le stesse camere, spostate, pam pam. Quindi abbiamo anche la macro, che per me è una funzione super interessante. Io se prenderò un modello, cosa che non penso tra l'altro, forse dipende se mi approvano un progetto, ma vabbè, prenderò ovviamente i modelli Pro, perché per le fotocamere ho bisogno del Pro, però... Della pillola della TAC ne abbiamo già parlato tanto nello scorso video, quindi se non l'avete visto recuperatelo, perché è anche un bel video, secondo me interessante. Ho sbagliato un attimo due dettagli sul processore, ma perdonatemi. Però per al posto del noccio sui modelli Pro avremo la TAC, lo sappiamo benissimo, o sarà puntino e pillola, oppure sarà una mega pillola unita via software con i LED, ma ne abbiamo già parlato abbastanza, direi. Always on, io pensavo arrivasse su tutti i modelli, invece Gorman anche ha ricominciato a confermare, è tornato minci cuore, ragazzi. Non sentivo questo nome da un anno, da quando ho cercato. Non sentivo il nome di minci cuore da tantissimo tempo, ma tutti dicono always on solo sui modelli Pro. Tutte le novità importanti solo sui modelli Pro. Fotocamera 48 megapixel solo sui modelli Pro. Forse è il primo anno che fra i modelli Pro e i modelli normali noto troppa differenziazione. Dall'11 Pro al 12 Pro al 13 Pro ho detto ok, c'è una differenziazione corretta. Ma forse qua stiamo esagerando con tantissime novità sui modelli 14 Pro, più dell'anno scorso, più anche di 2 anni fa praticamente. E pochissime invece dal lato iPhone 14, forse meno dell'anno scorso, che erano poche, e di 2 anni fa. Alcuni dettagli su peso, batteria, tutti questi dettagliini qua che a me piacciono, quindi ve li elenco super velocemente, ve li metto anche a schermo. Ah, fonte HD Blog, scusate, non l'avevo ancora detto. Vi volevo far notare come le dimensioni della batteria dei modelli normali siano più grandi di quelle dei modelli Pro, ma di poco, e poi alla fine non cambia niente, perché ragazzi la batteria, sappiamo, non è solo fatta di 1000 A, tutte queste cose qua, ma anche di ben altro. I pesi aumentano, iPhone 14 Pro Max arriva a pesare 255 grammi, non penso sia tanto diverso dall'11 Pro Max che ho io, non vi posso dare un parere al momento. Di colori ne abbiamo già parlato, aggiungere la connettività satellitare e la fotografia satellitare. Connettività satellitare per tutti i modelli, come esclusiva USA per ora. E fotografia satellitare, visto che c'era 48 megapixel e l'8K solo sui modelli Pro. Piccola feature interessante. E ora passiamo alla merda. Apple Watch 8 e Apple Watch Pro. Apple Watch Pro dovrebbe partire da $900, quindi almeno 1000 euro. 1000 euro. Io ve ne ho già parlato tanto di questo prodotto negli scorsi video, non mi ci voglio soffermare tanto perché mi fa già girare i coglioni. Dovrebbe essere una cassa da 49 mm, se tutto... Cioè, qualsiasi cosa che c'è l'Apple Watch più bella, fatta meglio, più grossa, più figa. Schermo migliore, tutte belle cose. Invece l'Apple Watch 8, l'unica cosa, un sensore della temperatura, dovrebbe avere solite dimensioni 41 e 45 mm. Sensore di temperatura che possiamo definire appunto termometro e basta. Per Apple Watch Pro è stato rilasciato da poco un bellissimo concept. Che alla fine è come sarà davvero, perché se esce a 2 giorni dall'evento vuol dire... Complimenti a chi lo compra, farà l'affari dell'anno di sicuro, si svaluterà in 2 anni, sarà un grandissimo fail come l'Apple Watch Oro, secondo... No, poi ci saranno i matti che lo compreranno, perché
Se lo vendevano a qualche euro di meno, come Apple Watch Extreme aveva senso, ma come Apple Watch Pro in titanio fatto per fare il fighetto, no. Se era un prodotto pro per lo sport, era interessante, ma per il pro a cui si rivolgono loro, per i professionisti, per chi vado a fare il fighetto a Milano con il coso, fia. Parliamo invece di Apple Watch SE, che è quello che acquisterò io, penso, in giugno, quella parte dell'anno là, perché ora non ci vorrei spendere soldi, se li spendo, spendo per altri progetti. Quindi Apple Watch SE di seconda generazione è un prodotto molto interessante in realtà, perché l'Apple Watch SE è un prodotto interessante. Se ci aggiungi 25 euro e ti dà l'Always On, un nuovo chip e anche magari una nuova batteria, io sono contentissimo così. Se ci mettono altra roba in più ancora meglio, però a me va benissimo già solo l'Always On. Cioè, guarda, già solo l'Always On io lo cambio, perché devo cambiare lo schermo, che è il mio. E ora parliamo del prodotto dell'anno. Sto scherzando, ovviamente. Apple AirPods Pro di seconda generazione. Abbiamo un nuovo design che ha like il case, dovrebbe essere simile, forse un po' più stretto. L'unica cosa, le cuffie dovrebbero levarci lo sticco, solo queste cose qua. Solo il coso che ti ficchi nell'orecchio resta. Interessante, cioè saranno scomodissime come le prime. Non sono un prodotto indirizzato proprio a me, come orecchio. Con tutti i cosi mi stanno malissimo, le odio. Dovrebbero essere dotate di USB-C, ma non ci credo. Trapelato in questi giorni, ve l'avevo già detto anche in altri video, come mia solo credenza. Invece è stato trapelato con un'immagine nere. Approvo tantissimo. Solito audio migliorato, chip 1, chip 2, chip 3, compatibili con dov'è. Passiamo all'ultimo ed interessantissimo, iPad di decima generazione. Ora tutti parlano di arriva in ottobre, ma io non ci credo. Io resto ancora fermo all'idea che arrivi ora. Semplice perché non è il prodotto da evento di ottobre, da evento Pro. Io ci vedrei già più un Apple Watch Pro. Se non lo chiami, se lo chiami 8 Pro, a questo punto lo devi presentare con l'8, ovviamente. Però se lo chiami solo Pro, io 8 Pro ce lo vedo da Dio. Però ovviamente, cioè, ragazzi, sono usciti i cosi più dettagliati che esistano, quindi no, non esce in ottobre, ovviamente, purtroppo, perché quel prodotto io non lo voglio vedere, perché ci sarà la gente che spenderà soldi. E iPad 10, quindi, nuovo design di cui abbiamo già parlato, che mi entusiasma tantissimo. Questo simile iPad Air con dei nuovi colori, però con il tasto home. Io sono un po' fan del tasto home fisico come c'è ancora sugli iPad, quindi mi gasa un sacco questo prodotto. Ovviamente se non ci fosse sarei stato comunque contento, però se c'è non mi dispiace neanche tanto, perché poi alla fine altre cornici sono così. La tastiera ce la mettono praticamente, perché i connettori diventano gli stessi di iPad Air, quindi arriva anche la Pencil 2, arriva il chip A14, arriva la USB-C. Sarà un iPad del 2020 con il tasto home. Quindi dipende tutto dal prezzo, da come me lo mettono. Se me lo fanno interessante, magari uno schermo leggermente più grande o più piccolo, dipende dalle situazioni, come dimensioni proprio non dello schermo ma del prodotto, diventa un prodotto interessante se non costa un occhio della testa. Sopra i 450 euro non ha senso, ma ragazzi, ma con i prezzi che ci sono ora, con l'inflazione, con tutto, il problema dei chip, questo prodotto finché non si svaluta un po'. Quindi gente, noi ci vediamo domani sera oppure dopodomani, dipende un po' da come viene il video, subito dopo l'evento in cui vi riassumo tutte cose. E basta, è stato veramente molto molto interessante. Sono relativamente poco in hype per questo evento rispetto a quello dell'anno scorso e quello di 2 anni fa. Non vedo l'ora di ottobre, marzo, novembre per i Mac e gli iPad. Però iPhone 14, i modelli Pro quest'anno, devo ammettere che fino a qualche mese fa non mi interessavano affatto. Invece guarda, ora cominciano quasi a piacermi. Quindi, top. Non è top perché poi non mi viene voglia di prenderli. Vabbè.